Oddio, non si vede nulla. Cioè, sono fradicia. Sono in aeroporto. Sono venuta a prendere una mia amica perché andremo a Montepulciano a fare il tour di New Moon. E guido io. Sono terrorizzata, ovviamente. E già solo questo tragitto da casa mia all'aeroporto mi ha fatto sudare come mai nella mia vita. Sono agitatissima per questo viaggio. Da una parte perché sono felicissima, perché non vedo l'ora, abbiamo prenotato addirittura proprio il tour di New Moon con tanto di aperitivo con vampiro, non ho idea di cosa aspettarmi. E un po', cioè, sono agitata perché devo guidare. E quindi, vabbè, aiuto! One step closer. Montepulciano, arriviamo! May you frame, I have loved you for a time. Salve, non posso guardarvi, no. Ovviamente, perché sono un'attrice provetta e non posso fare quello che non posso fare. No, però siamo ufficialmente in viaggio per Montepulciano. Yay! In lontananza, colli bolognesi. Colli bolognesi, esatto. Abbiamo fatto pit stop a Bologna in modo da spezzare il viaggio, perché è già tanto se riesco a fare 2 ore di fila di guida. Dovremmo anche fare benzina. Però ci aspettano i vampiri. Salve. Allora, siamo a Firenze. Dovevamo fare pipì. Quindi molto bello tutto ciò. Recensione bagno. Giulia, poi elimina ciò che vuoi. Siamo in pausa pipì. E niente, un autobus mi ha suonato pesantemente al casello. Fuck. Stiamo arrivando! Mancano 23 minuti. Ma dai, vedi, accendo la videocamera e finisce la cosa carina. Abbiamo una Volvo dietro. Edoardo! One minute, 37 seconds later. Siamo arrivati e stiamo mangiando. C'è del disagio. Oddio. No, sto sbattendo contro la gente. Fuck. Ok, ce l'abbiamo fatta, abbiamo pranzato. E ora dobbiamo andare a fare il nostro tour di New Moon. Non posso aspettarmi. No, per niente, non sappiamo. Secondo me bisognerebbe fare un sondaggio, tipo, cosa ti aspetti da, esatto, da un aperitivo con vampiro? Esattamente, cioè, che cosa dovremmo aspettare? Ci investo. Raga, siamo qui. Siamo incappucciate. Yeah. Ma mi cade sul letto. Abbiamo finito il tour. Stiamo facendo le foto con i mantelli. È stato bello, però. Sì, molto. Ecco, una cosa che abbiamo scoperto è che la fontana del non film esiste. Non esiste. Cioè, qui. Qui, in teoria, ci doveva essere la fontana, ma non c'è. Era finta, era di cartapesta e quindi non c'è. Però il posto è questo. Bella corre da lì. E arriva lì. Lì c'era Edoardo che sbrilluccicava. 2 hours later. These violent delights have violent ends.
sense. The next morning. Buongiornissimo vlog. Comunque da ieri è stato figo il tour. Solo che l'aperitivo col vampiro non c'è il vampiro. Secondo me non dovevano scriverlo col vampiro perché creavano delle false aspettative. Esatto. Pure magari prima ce l'avevano, però. Sì, ormai non va più nessuno per di voi. Solo noi. Andiamo verso, come si chiama, Piazza del Campo, e nulla, oggi faremo in realtà una gita un po' più, come si dice, più seria? Più seria, e niente mantelli oggi. Dai, le braccia ce la puoi fare. L'importante è non i capelli. Hai fatto la pipì all'Orso Rossano. Non so dove mettervi. Sono tornata a casa. Yeah. Ho guidato tantissimo questi giorni, avrò fatto più di 1000 chilometri, ho fatto un conto con Google Maps. Sinceramente sono un po' scioccata da me stessa perché, cioè, ho preso la patente a settembre del 2021, non ho la patente nemmeno da un anno. Pensavo molto peggio, cioè pensavo di avere molto più panico. Ho comunque avuto un sacco di paura. Prendere la patente è stato un po' un traguardo. Ho avuto paura di guidare per un sacco di anni e quindi, insomma, fare 1000 chilometri è decisamente impressionante per me. E nulla, solo che sono tornata a casa e mi sono ricordata che stasera ho un concerto. Mi ero completamente dimenticata di questa cosa. Pensavo fosse tra 2 giorni e in realtà è oggi. Devo andare al concerto di Tananai. Se mi seguite da un po' sapete che l'avevo scoperto
mille anni fa, tipo nel 2019. Poi dopo Sanremo lui insomma ha avuto il suo boom e quindi finalmente riesco a vederlo live e sono molto contenta. Mi vestirò un po' a random, volevo tipo mettermi un botto di glitter addosso, così, giusto per... non lo so, vedremo cosa combinerò. Questo trucco molto euforia e ho messo un vestito e gli abiti e basta. Non so in realtà quanto si vede, vabbè, comunque sotto ho questo vestito e gli anfibi. Yay.